Qui col grande Andrea Nerone che ci spiega come chiamano la cresperla Mondragone, ah, Riccella, però parla mondragonese, non italiano. No, ma non so, no, come sì, solo è la stessa cosa. E vabbè. Perché da noi ci stanno due specialità, diciamo. La scrippella vera e proprio, che è un dolce tipico che si fa in occasione del matrimonio. Quindi si manda, si spensa ai vicini e ai ai vicini e ai parenti quando c'è uno sposalizio in atto. E è fatto con pasta filata, pasta dolce filata e fritta nell'olio. È una ruota così grande. Una ruota? Sembra una corda attorcigliata, un cordone attorcigliato. Da noi per esempio a suio, a forma di suio. Mia nonna, noi chiamavamo i piccioli adiegli. No, ma loro lo fanno. Eppure noi i piccioli sotto. No, perché noi il piccioli adiegli rimane lungo così, invece loro una ruota, La ruota sottocina pure a noi. Una ruota molto grande. Da noi a suio chiamavano i piccioli adiegli. Questo qui, vabbè, in genere nelle vicinanze, negli altri paesi vicini non si fa. Si fa a suio, guarda un po', hai visto? E poi ci stanno le scrippellucce scaurate. È una pasta prima bollita e poi fritta. Non so se è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, è nato via. Come si chiamano? Scrippellucce scaurate. Ah! Sono piccoline così, aperto a fiocco. I torciniglia. Come si chiamano a cervello? I torciniglia. Leva questo. Tanto si è venuto scritto, non c'è problema. Grazie Andrea, grazie Tony.